donne, non state lì a guardare, venite in piazza a protesta. Non mi trovo rappresentata da un governo che legittima determinate cose, per cui sono qui. Tanto per chi non ha fortuna, tanto per me, tanto per rabbia questa luna contro te, contro chi è ricco e non lo sa, che sporcherà la verità, cammino e canto alla rabbia che mi fa. Io ho due lauree, master, eccetera, e non ho niente. Questo è il motivo, che non mi vendo, non vado ai compromessi, cerco di dare prima di tutto il mio meglio. Ci sono vie più semplici, evidentemente, ma io non scendo a compromessi. C'è tanta gente nell'oscurità, alla solitudine. Le donne danno naturalmente il loro contributo alto, perché in questa specifica vicenda sono parte lesa ancor più che tutto il resto del popolo italiano, ma non dobbiamo dimenticare che Berlusconi è quello del processo Mills, cioè Berlusconi è accusato di essere un corruttore non soltanto di minorenni, non soltanto di donne, ma anche di intere fette della società. Sì, è colpa del governo per la gestione della parte della non parità femminile che viene data a livello sia lavorativo sia anche per quanto riguarda le retribuzioni, e da parte delle donne che purtroppo cedono ai compromessi e fanno sì di portare avanti un pensiero di mercificazione. Penso alle illusioni. La dignità delle donne appartiene pure agli uomini. Io sono una delle poche donne che ha l'avventura di svolgere un ruolo istituzionale e anche un ruolo apicale, e desidero incoraggiare le ragazze e i giovani in generale a continuare a lottare. Questa piazza ci ha insegnato a noi donne che dobbiamo essere più ottimiste, ce la possiamo fare. Le organizzazioni, quando l'abbiamo organizzata, pensavamo a 400-500 donne che sarebbero scese in piazza, hanno sentito il nostro appello più di 20.000. Noi siamo qua per i diritti delle donne, ma anche per i diritti delle persone trans. A me dispiace che in questi giorni non se ne è parlato di questa cosa, delle trans che sono assolutamente mortificate, sono viste come giocattoli sessuali. What do you think about Berlusconi? He's crazy. Because in my country it's impossible, and it's not what the president should do, because it's like, I don't want to say, but it's like mafia elite. And he should be the symbol of the Italian people, but I know that lots of Italian people actually is really disappointed for him, for what he do, and I think he should really get out of the president, because he's not really suitable for this place, and I hope the Italian people have a better choice for the president.